Pistone, all'ultimo il Fulci è riuscito a recuperare un tuo gol iniziale 1-0 nel secondo tempo, però poi nel finale un rigore ha permesso alla squadra furcese di pareggiare. Sì, per me è stato un pareggio che non ci stava completamente, perché per me non era rigore, però l'arbitro ha deciso purtroppo di dare il rigore, quindi hanno portato il Fulci, è passato in bande in pareggiato nuovamente col mio gol che ho segnato dopo 3 anni che non giocavo. Segnare a Fulci è sempre un'emozione, specialmente sotto i propri tifosi, è bello, è sempre un'emozione. Dopo 3 anni mi ha anticipato la risposta, e di nuovo realizzato un gol, che emozione si prova? Ripeto, è un'emozione segnare nel proprio paese, è una cosa proprio inspiegabile, è bellissimo sotto tutti i punti di vista. Poi giustamente, se era una vittoria era ancora più bella, peccato che c'è stata la beffa agli ultimi secondi. Forse un'ingenuità alla fine nel finale ha permesso al Fulci di guadagnare questo penalty che voi avete contestato tanto, ma alla fine è stata una partita equilibrata. Sì, è stata, abbiamo avuto molto più occasioni tipo di passare in vantaggio, però giustamente sono stati anche loro bravi a non mollare mai e ad attaccare sempre, a crederci in ogni pallone, giustamente. Il Sant'Alessio aveva la possibilità oggi pomeriggio di rifarsi della sconfitta subita a riposto per 2-0, invece non ci siete riusciti. Sì, dovevamo dare una risposta positiva per la vetta della classifica, ma invece giustamente domenica scorsa abbiamo avuto una beffissima, proprio perché non potevamo perdere in casa 2-0 con tante occasioni sotto rete che non siamo riusciti a concretizzare bene, e siamo andati con 2 gol sotto. E oggi dovevamo essere decisivi a portare 3 punti a casa per salire in vetta alla classifica. Però purtroppo all'ultimo minuto il pallone è così e ci sono sempre degli scherzi alla fine. Cosa può fare Sant'Alessio per riprendere quel cammino iniziale? Il Sant'Alessio può fare quest'anno molto ma molto bene, perché ha tanti giocatori di categoria superiore che purtroppo per ora, per il lavoro e per problemi fisici, sono dovuti rimanere a casa o non si stanno potendo allenare. È una squadra molto competitiva e ce la possiamo giocare con chi vogliamo. Poi il campo darà le risposte.